Buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa di oggi 27 dicembre. Allora, vediamo subito quali sono i temi della giornata. Intanto sulla pressione fiscale, l'ufficio italiano che si occupa di controllare alla fine tutti quanti i conti ha certificato, e questo lo titolano tutti quanti i giornali, che nel 2019 avremo un po' più di tasse, cioè la pressione fiscale passerà dal 42% del 2018 al 42,4% del 2019. L'unica cosa che un governo per me deve fare è ridurre la pressione fiscale. Questo governo, come quello precedente, lo ha ridotto? No! Chiaro? E il dato finale è 42,4% e vi diranno, l'abbiamo aumentato alle banche, e poi le banche si rifarranno su di voi, l'abbiamo aumentato ai cattivi petrolieri, a quelli che inquinano, non me ne frega un cacchio, la cosa fondamentale è che la pressione fiscale di questo Stato bestiale diminuisca, eppure non diminuisce. 42,4%, aumenta le tasse sulle organizzazioni no profit. Beh, insomma, mentre ieri la Castelli stava dicendo una bestialità, che giustamente oggi Rizzo, con un sovrammercato di antipatia nei confronti di questo mercato, ha pizzicato, cioè la Castelli diceva non tassiamo la beneficenza, ma chi fa utili, quindi neanche alla più pallida idea la Castelli di come funziona non un bilancio dello Stato, e su questo passi, ma un bilancio di una SRL, per cui alla fine l'SRL, se toglie i ricavi, i costi, rimane, non è detto un utile aziendale, soprattutto per le organizzazioni no profit, ma rimane, diciamo, un saldo positivo. Quel saldo positivo viene tassato con una tassa piatta che si chiama IRES, cara Ministro Castelli, 24%. Per i no profit era il 12%, perché con quei soldi che avanzavano, ricavi che arrivano dalla beneficenza, meno costi che arrivano per esempio al personale amministrativo, eccetera, si potevano fare altre opere di bene, e si sostituiscono queste opere di bene o sussidiarie a quelle che avrebbe dovuto fare lo Stato. Preferite che lo faccia lo Stato o che lo facciano centinaia di migliaia di piccole organizzazioni no profit? Io sono ancora dell'idea che la sussidiarietà abbia un peso in questo paese. Detto questo, quanto avremmo ricavato? 434 milioni in 3 anni. Bene, mentre la Castelli diceva le sue bestialità, Di Maio diceva con ragionevolezza che avrebbe cambiato questa norma. Perfetto. Va bene? Oggi ne abbiamo 28, sì, lo so, ho sbagliato, ho scritto 27 nella mia annuncio su Instagram. Altra questione che oggi affronta Italia Oggi, ve la consiglio, è il decreto sulle banche. Sono stati postati 1,5 miliardi per aiutare coloro che sono stati truffati, si sostiene, dalle banche, Cassa l'Etruria, la Vicenza, la Veneto. Però stiamo attenti, signori, perché questi soldi vengono dati a coloro che hanno investito nelle azioni di queste banche, indipendentemente dal fatto che siano stati spinti da un funzionario, da un amico, da un parente. Cioè, chi ha investito nella banca, nella Veneto Banca o nella Popolare di Vicenza, si becca il 30% del suo investimento fino a un tetto di 100.000 euro. Allora, io so che qua mi attirerò le strali di tutti quanti voi, ma secondo voi, io non sto parlando di obbligazionisti subordinati, io sto parlando di azionisti, è normale che un azionista venga anche se al 30% aiutato dall'intero monte di contribuenti? Cioè, tutti quanti noi paghiamo 1,5 miliardi per restituire soldi agli azionisti che in maniera improvvida hanno investito in Popolare di Vicenza, Banca dell'Etruria e tante altre banche. Allora mi chiedo, io che ho investito nei fondi immobiliari della BNL, che ho perso il 90%, io che ho investito quando fu in Europrogram, che ho perso il 99%, io che ho investito azioni, non so, in un titolo che poi ha perso il 70, l'80, il 90%, io che ho investito in, ve la ricordate, Seat, che ho perso il 90%, allora chi investe in azioni e ha visto il 90% del suo capitale perso, domani potrebbe alzare la voce e dire scusatemi, ma perché quelli della Popolare di Vicenza sì e io no? Le azioni sono titoli di rischio o no? Ma comunque chiudiamola qua, perché 1,5 miliardi nostro andrà a ristorare la situazione di questi azionisti delle banche saltate. Bravo Pier Giorgio, Telecom quando l'avevate comprato chissà quanto valeva rispetto allo 0,506 di oggi, vabbè, ma comunque in quel caso non vale. Altra questione di oggi che a me mi ha molto divertito è l'intervista a Cantone sul famoso articolo comma 912 della finanziaria. Sacro santo!
sacrosanto, perché soltanto in un paese di malati di mente come il nostro si può pensare che se uno lascia la libertà ai comuni, alle stazioni appaltanti di fare appalti fino a 150.000 euro senza gara, sia automaticamente questo significato di furto. Oggi Cantone dice poca trasparenza, beh, il suo mestiere ovviamente, poi dopo però scopriamo da Cantone, pensate un po' voi, non sarà più neanche richiesto per appalti fino a 150.000 euro il certificato antimafia. Bene, bene, ma bene, questo è il paese in cui ammazzano un mafioso, il fratello di un pentito di mafia perché mette il suo nome sul campanello, e ancora stiamo qua a pensare che il certificato antimafia sia una rottura di coglioni solo per i non mafiosi, perché i mafiosi la risolvono il problema del certificato antimafia. Noi veramente pensiamo che abbiamo risolto il problema dell'infiltrazione negli appalti con le gare e con i certificati antimafia? Ecco, con questa logica, dico io, comma 912 della finanziaria è straordinario. Ci sarà qualche ladro? Certo c'è qualche ladro, ma perché nelle gare di appalto non c'è qualche lato, quando ci sono tutte le gare pubbliche, quando fecero i famosi gare d'appalto per vendere i derivati ai comuni, me ne occupai io al giornale 10 anni fa, in cui c'erano queste finte gare d'appalto in cui si sapeva benissimo che avrebbe vinto Merrill Lynch con i fratelli Pavesi, o avrebbe vinto BNP Paribas, o avrebbe vinto Royal Bank of Scotland. Si spartivano il mercato, nonostante ci fossero tutte le gare di questo mondo. La gara non è assolutamente garanzia, è sicuramente certezza che quei lavori non si faranno mai, si bloccheranno come avviene in Italia. Invece Cantone ovviamente piagnucola, non spetta, e poi è straordinario perché dice una cosa fantastica ed ha ragione in questo: non erano gli stessi grillini che venivano a lamentarsi da me quando Renzi fece il decreto sblocca Italia. Oggi invece ci troviamo con la sinistra che si lamenta di questo emendamento sacrosanto fatto dai leghisti. Travaglio sul Fatto Quotidiano sfotte e la Madia, che era l'ex ministro del lavoro, l'ex ministro non so di che cosa, perché insomma diciamo che il suo ministero è passato sotto scarsissima osservazione, forse lo stesso da Buongiorno, per dirvi insomma i ministeri della pubblica amministrazione a chi vengono piazzati in Italia. Ma la cosa fantastica, e che per la quale vi sottopongo il fondo di Travaglio, è che la sfotte perché dice: pensate un po' voi, si occupava di disoccupati, una che la disoccupazione non l'ha mai vissuta in vita sua, come se occuparsi non so di cancro, devi essere malato di cancro, per occuparti di economia devi essere stato un imprenditore, si può anche darsi, mettiamo che sia così, però se questo è il criterio, caro Travaglio, allora dai ragione a tutti quelli che sfottano Di Maio, che fa il ministro del lavoro e dello sviluppo economico, avendo solo venduto un paio di bibite e non avendo mai fatto nulla come... Cioè, perché va bene sfottere la Madia e non va bene sfottere il nostro sviluppo, il ministro dello sviluppo economico, che non ha mai fatto nulla nella vita? Io avrei alzato l'importo a 300.000, bravo, anch'io l'avrei alzato, e comunque quell'articolo è stato cambiato in meglio. L'ultime due o tre cose che vi racconto: i rifiuti romani, beh, ovviamente oggi sui rifiuti romani ci sono le storie di cronaca che leggete ovunque, ma c'è un ottimo pezzo di Jacopo Giliberto sul Sole, ottimo, diciamo che lo poteva scrivere un po' meglio, io sono un grande suo fan perché è molto rigoroso, ma insomma poi dopo è un po' contorto nella sua costruzione. Cerco di semplificare: su 1,7 milioni di tonnellate di prodotti a Roma, e l'anno prossimo ne produrremo ancora di più, soltanto 940.000, cioè più della metà, sono indifferenziata. E andiamo a scoprire che l'AMA, cioè la loro azienda che si occupa di smaltire i rifiuti, avrebbe speso 270 milioni di soldi nostri, 270 milioni all'anno, e più di quanto vale, per darvi il doppio di quanto vale lo sconto IRES che viene dato agli enti no profit di cui stiamo discutendo in queste ore, sostanzialmente spende il doppio di quanto spende tutto lo Stato italiano per aiutare gli enti no profit, la municipalizzata di Roma, sapete per fare che cosa? Per mandare all'estero i rifiuti, perché a Roma non vogliamo fare i termovalorizzatori, perché a Roma la Grillozza ha pensato che ci fossero i rifiuti zero, perché a Roma la Grillozza ci ha spiegato che riciclando si risolve tutto. E oggi Jacopo Giliberto vi spiega come 235.000 tonnellate vengono esportate, 149.000 tonnellate sono di combustibile solido secondario, come 514.000 siano invece frazione organica, cioè tutta roba che deve essere in qualche modo smaltita e pagata da noi contribuenti. Complimenti per la gestione di merda, se è il caso di dire, di una municipalizzata di una città come Roma, che ha non solo i sacchetti pieni ma soprattutto le tasche vuote. Beh, ovvio, oggi tutti quanti parlano
l'unica cosa che conta, secondo i giornali, le prime 3-4 pagine dei giornali, è il tifoso ucciso, o l'ultra, se preferite, ucciso. E guardate, su questo io ho poco da dire. Ci sono due posizioni. Una è quella di, diciamo, di Sallusti, che dice, ma insomma, adesso la vogliono buttare in politica, sulla destra, sui nazisti, su Salvini che si è fatto la foto con un ultra, ma che ne sapeva che quello fosse un ultra? E questo, chiunque faccia politica sa quante decine di migliaia di foto fa, compreso chi non fa politica, sa quanti selfie avrò fatto in vita mia con gente che non so neanche che cosa ha fatto nella sua vita. È una stupidaggine attaccare su questo Salvini, mettendoli in relazione, come molti giornali stanno facendo, è veramente una follia, a quello che è avvenuto nello stadio di Milano. La Verità invece ha una posizione diversa, con Gandola, che io seguo sempre con attenzione, Giorgio Gandola, che peraltro ha scritto anche molto di sport, mi sembra che al giornale fosse il capo dello sport a un certo periodo, dice tutti eroi il giorno dopo, perché il giorno stesso non si sono fermate le partite, eccetera, il giorno dopo tutti giochiamo a fare gli eroi, che è una grande diciamo capacità dell'Italia. L'ultima cosa, mi ha molto stupito oggi una pubblicità della LUIS, la Libera Università, Libera di Roma, è un'università privata che spiega e spinge alcuni di voi che mi seguite, avete 18 anni, soprattutto sul mio canale YouTube, e che vi dicono venite da noi, fate i corsi per entrare alla LUIS. Ragazzi, evitatelo. Evitatelo. Se volete avere una vita, diciamo, forse un po' più semplice ma senza prospettiva, andate pure alla LUIS, che è una specie di concentrato, ci sono degli ottimi professori, alcuni professori, io ce n'ho qualche nome di grandissimi professionisti che insegnano là, ma per il 90% è una specie di concentrato di Confindustria di sinistra statalista senza nessun ideale se non fare quattro affari romani. Questa è la LUIS, chiaro? La LUIS è questa roba qua. Poi ci trovate grandissimi professionisti, ma la LUIS De Martino, degli Antiseri, in cui lavorava la Lacava, la LUIS in cui c'era il pensiero libero e controcorrente, è finita, è morta. Oggi c'è una specie di pattuglietta di amici, diciamo, della Confindustria, ma neanche romana, quella che non avendo aziende su cui lavorare, si sta spartendo questo piccolo potere che è l'Università LUIS. Quindi io vi dico, sì, c'è una pubblicità su Corriere della Sera che vi deve mettere in guardia, se potete evitatela, un po' come era quella pubblicità dell'AIDS negli anni 80, che vi fa vedere quella specie di roba viola intorno alla LUIS. Ecco, andatevene alla Statale, che è un'università fantastica, di sinistra, ma in cui qualche pensiero libero e soprattutto la possibilità di avere qualche idea controcorrente la trovate. Direi che per oggi è tutto. Vi do appuntamento come sempre domani con la zuppa di porro da questo splendido paradiso asiatico e sul sito nicolaporro.it tante altre informazioni. Françoise, la Fondazione Einaudi è meglio, 100 volte meglio. Dove sono? Mi chiedono università buone e non di sinistra. Questo è un bellissimo ragionamento, ma io per andare a un'università di sinistra almeno non devo pagare, perché a LUIS devo pure pagare. Allora, quello che voglio dire, se mi devono pure dare la mazzata e devo finanziare la Marcegaglia, gli amichetti suoi della LUIS con questa specie di potere romanocentrico della LUIS, almeno non andiamo in università. Andate in università pubbliche a Roma, che ci sono e funzionano non benissimo, ma comunque insomma hanno formato gente molto in gamba. Viva la Statale, detto da un liberista, è detto tutto. Ciao!